Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nikwin Game in questo primo episodio dedicato a Planet of Lana. Tempo fa, un mesetto fa circa, avevo portato la demo che mi era piaciuta tanto e quindi finalmente è uscito il gioco completo e non vedevo l'ora di giocarlo e portarlo qui sul canale. Noi siamo una giovane ragazza che insieme al suo piccolo compagno, dovrebbe essere un micio o qualcosa del genere, non viene specificato, comunque sembra un micio, una piccola creaturina nera, ci buttiamo all'avventura in questo mondo popolato, molto bello, variopinto e popolato da macchine un po' meccaniche. Sono creature un po' meccanizzate, non saprei come definirle, però è un puzzle game con enigmi ambientali molto interessanti. Quindi ragazzi, io direi di andare subito su nuova partita e vediamolo insieme. Ha una direzione artistica molto bella, ragazzi. Ilo! Imaki! Narameo! Narameo! Olaiki! Ok, senza così. Vabbè, la demo che avevo provato tempo fa non ci buttava proprio in una fase avanzata del gioco. E ci sta, eh. Marabeo! Yeah! Ma che bello, ragazzi! Ella! Aspetta. Oh, un bel villaggio, eh. Molto, molto bello. Ah, non dobbiamo farci vedere. Ok, vabbè, tutta questa parte molto guidata, fase tutorial, abbastanza basilare. Però ci sta, è carino. Ma che cazzo! Che roba è quella? Ma ci sono creature strane, questo l'abbiamo già detto. Mi sembrava tipo un porco. Loro comunicano così, ragazzi, eh. Non ci sono dialoghi. Ah.
Ok. Allora, penso sia il fratello, lui e questi sono i genitori morti. Può essere. Ok, il clima sta iniziando a cambiare, attenzione. Qualcosa sta precipitando giù dal cielo. Ok. Subito, ragazzi, eh? Mo, guardateli lì. Merda. Dobbiamo essere veloci. Cioè, in un attimo la situazione è degenerata. Sono arrivati e questi sono piombati giù dal cielo. Queste capsule. Qualche forma di vita aliena. Molto tecnologica. No. Era abbastanza inevitabile.
Ragazzi, scusate se parlo poco, ma sono veramente colpito dallo stile, dall'atmosfera che ha il gioco. Le sensazioni che mi sta facendo provare sono molto tangibili, sono molto forti. Ok, ci siamo passati un attimo in mezzo al villaggio, però provo un po' di tristezza nel fatto che tutti sono stati rapiti così all'improvviso. Oh merda! Sembrano dei ragni. Ma mi ha visto, mi ha visto! Non ci passi qua, coso! E meno male che non ci passa. Hanno una vista pazzesca. Dai, guardate che bello. È veramente bello, ragazzi. Cioè, questi giochi mi piacciono un sacco. Con questo stile artistico. Mi piacciono davvero tanto. Fortuna che ogni tanto ne esce qualcuno, perché non escono molti, però ogni tanto qualche chicchetta del genere esce. Ad esempio, lo scorso mese ho giocato a Bramble: The Mountain King, che mi è piaciuto tantissimo. Anche questo non è affatto male. Ha uno stile completamente diverso, per carità, però molto molto bello. Planet of Lana. Ok, sembra che la situazione si sia calmata.
Eiro non c'è più qua. Chissà dove sta. Ok, l'obiettivo è abbastanza semplice. Dobbiamo trovare Ilo, Milo, comunque presumo nostro fratello. Ilo. Oh! Ma è ostile. Ci carica. Eh sì, ci va e ci carica. Attenzione alla discesa. E tacche. Andiamo all'avventura, ragazzi. Ah, ma rimane basso. Rimane abbassato, ok. Quindi spingiamo questa cassa. Ma non si può. Da qua? Provo così, non ne sono sicuro, ma provo così. Ok. A posto. Cazzo, non ho fatto in tempo. Appena mi vede, appena si accorge di noi, via. Ah. Ma come?
Va bene, dai, va bene lo stesso. Perché qui ci servirebbe il nostro amichetto. Solo che non l'abbiamo ancora incontrato. Eccolo qui. È lui, ragazzi, è lui. Ecco. No, dove vai? Aspetta. Wow, fermati, dove corri? Aspetta. Vabbè, lei si diverte. Oh, merdaccia. Ok. Dai, buttami giù. Grazie. Bravissimo. La roccia mi sembra parecchio in bilico. Però l'abbiamo attraversata. Ma di nuovo. Qui mi sa che è più complicato, ragazzi, eh.
No, dai, uffa. Oh, meno male. Via! Oh, non ci passa, non ci passa. Zitti, zitti. Vattene a fanculo. Mi sono cacato sotto. Ve lo giuro. Ciao, piccolo. Ah? Ecco. Vabbè. Mi dovete far rifare questo? Sto sognando, aspetta. Non mi sveglio. Andiamo! Possiamo... Aspetta. Così lo accarezziamo. Hai visto? Siamo diventati amici. Perfetto. E a questo punto, per questo primo episodio, ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qui. Molto bello, artisticamente bellissimo, anche le musiche sono davvero belle, 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 ci stanno poi. Con questo stile grafico, con questi giochi
puzzle game che mi piacciono tanto, queste musiche creano molta più atmosfera. Però approfondiremo questo gioco con il prossimo episodio perché ho intenzione di portare tutta la serie. Quindi voi ragazzi, fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!